sala GT Poker a San Marino e sono qui in relax con Carlo Savinelli. Abbiamo mangiato, raccontato qualche aneddoto. Fatto da cantastorio come tuo solito, ci siamo divertiti e quindi siamo ritornati qua. Sai che mi ha detto il tecnico che non mi devo mettere qua sotto perché coi fari poi mi viene la pelata. Ma lo sai che c'è un problema che ho pure io, questo della luce. Infatti chiedo sempre prima, perché se tolgo il cappello ho lo stesso tuo problema, quindi magari ti potrei dare il cappello. Io ti ringrazio. E me lo piglio io questo problema, perché mi sento tipo... No, ma magari me lo riprendo, magari me lo riprendo. Però a me non dispiaceva, guarda, io guardo l'intervista così, non so, una cosa più giovanile, ma adesso ci sta, guarda, scusa, ma io ci tengo, perché, guarda, io ci tengo a avere un'immagine più giovane quando si tratta anche di parlare, perché è un nuovo look, è importante, ma a proposito, nuovi look, tutto, però questo è il nuovo torneo, mi sento di dire, vincente, dove vanno? Numeri clamorosi. Pazzesco, cioè io non pensavo riuscisse a fare questi numeri anche qui a San Marino, magari, sì, quindi è meglio così, ah, addirittura lo vuoi che lo tengo così, vabbè, allora lo porto così. No, niente, è figo perché comunque hanno fatto dei numeri importanti anche qui a San Marino, ma di solito uno quando fa dei numeri in Slovenia pensa che comunque la location, sai, il giocatore va volentieri perché si può fermare, c'è la spa, e invece qua che, cioè, non c'è tipo una spa albergo come quello del Perla, ma comunque fare questi numeri vuol dire che la formula è vincente. Allora, tu sei un giocatore di cash, però mi dicono che tra qualche mese qui arriva il cash, l'ha anticipato il direttore Caronier. Insomma, tu adesso abiti a Milano, più o meno? A Como, faccio il pensionato a Como, quindi magari potrei spostarmi anche se... Con i soldi ci siete ormai tu e George Clooney, non ne vedo altri. Sì, magari, io se avessi tipo un decimo dei soldi tuoi, da mo' che facevo tipo il viaggiatore professionista, altro che il giocatore professionista. E come te lo vedi il cash qui? Vabbè, è un po' lontano, però San Marino è da provare. Ti dico la verità, a parte che la zona è bella sia per il cibo, che magari d'estate è figo stare qui, però non lo so che partita possa startare qui a San Marino, secondo me starterà tipo una partita bassa, tipo 1-2, 2-4, poi ci saranno limiti più alti, uno può fare anche pensiero di trasferirsi qua 2-3 mesi e capire un po' le cose come vanno, però bisogna vedere agli inizi come va e poi ti rendi conto. Io ti garantisco che vale la pena trasferirsi in Romagna anche se si gioca lo 0,10-0,20, per esperienza. Io ti dico la verità, secondo me, con me sfondi una porta aperta, perché io quando mi sono trasferito a Como, ti dico la verità, ero contento, ti dico vabbè, vicino Milano, però non c'è scelta più sbagliata per un giovane che andare a vivere a Como, è di una tristezza incredibile. Se tu sei pensionato, cioè hai 60 anni e vuoi goderti la pensione, è il posto più figo del mondo, c'hai il lago, c'hai gli orari mattutini, per un giocatore professionista che fondamentalmente vive di notte, Como è brutta. Sì, ci credo. Io ho già capito che quest'estate, se mettono il cash qui, noi due ci ritroviamo sui cubi al Pineta. Per forza, io ti farò da spalla, perché lo sai che non mi va di lasciarti solo, quindi ti accompagnerò. Al tuo buon cuore. Detto questo, la ricetta vincente di questo torneo, 330 di buy-in, tu sei abituato a giocare a tornei di buy-in superiori, ma soprattutto col cash, spesso è un piatto il buy-in di questo torneo. Come fai a rimanerli con la testa? Vabbè, io, a parte quando gioco un torneo, a prescindere dalla cifra, che può essere 300, può essere 2000, può essere 5000, gioco sempre uguale. Al massimo puoi variare delle linee di gioco, perché il field di un 300 è diverso da un field che puoi trovare durante un IPT o magari durante un EPT. Certo che non penso che tu giochi male perché magari buy-in è piccolo, tendi a buttarlo. Io personalmente non sono fare queste cose, però magari ci sta che qualcuno dice vabbè 300 e non gioca troppo concentrato. Comunque qua la prima moneta sarà importante, credo che sarà intorno ai 40.000 euro come quello scorso. Quindi alla fine la formula è vincente, il buy-in è giusto, la posti il posto per venire a giocare è bello, comunque in Emilia stai bene. Quindi credo che sia nel futuro di questi quei tornei in Italia, saranno tutti tra i buy-in tra i 300 e i 500, perché un po' il buy-in da 1000 si fa soltanto ormai durante l'IPT o il VPT National, però se ci fai caso anche altre realtà che organizzano comunque tornei da 500, tornei da 300 stanno andando bene, quindi credo che sia il futuro proprio basarsi in Italia su questi buy-in qua. Quante ci fai? 310.000. L'average è? 100.000. È stato fortunato l'ultimo livello, dico la verità, l'ultimo livello è stato fortunato, me ne volevano tirare tutti appresso, ho fatto tipo gli ultimi 20 minuti col casco perché me ne tiravano tutti, quindi non mi posso lamentare. Sarà fortunato, ma nel dubbio i tornei li vince, al cash domina, c'è il triplo dell'average e tra un po' ci viene a vivere in Romagna, dagli torto. Questo è Carlo Savinelli. Ciao a tutti.